Ciao ragazzi, sono Luca Pignatelli, io sono un pittore, ho scelto di dipingere non senza dirvi che la scelta è stata difficile, una scelta esistenziale che mi ha portato a interrompere gli studi che stavo facendo all'Università del Politecnico di Milano di Architettura a fine degli esami e non dare la tesi perché per me era importante entrare integralmente nell'idea di un percorso che sarebbe stato quello che per ora rappresenta anche, oltre che me stesso, la mia vita. Vengo da una famiglia con un padre artista, un padre pittore, è stata una presenza, mio padre vivo, 83 anni, dipinge tutti i giorni, è stato un confronto fondamentale nella mia formazione, vedere in casa questa continua evoluzione di una ricerca che non è sempre volta a un obiettivo e quindi continuare cambiando e improvvisando sulla tela. Un modo per riuscire a scaricare attraverso proprio le proprie mani, la propria gestualità, è quello proprio di continuare a disegnare. Dico questo continuare perché naturalmente noi disegniamo fino ai 6 anni, ai 7 anni con una certa continuità e poi per questo magari per sopperire a una mancanza ancora di un linguaggio formato, ma poi improvvisamente quasi tutti smettiamo di disegnare. Allora, chi ha fatto per me la differenza è difficile da sintetizzare per arrivare a un unico punto, un unico obiettivo. Dirò che la differenza è arrivata da più influssi. Allora, uno naturalmente un fatto autobiografico e quindi la mia famiglia con appunto mio padre artista e mia madre invece più ordinatrice, psicologa, scrittrice e quindi un modo per inconsapevolmente portarmi a riflettere su una ordinanza della creatività. Cioè, quello che fa la differenza anche oggi, secondo me, è la necessità di cercare un rallentamento e un approfondimento di alcune cose. Quindi di interrompere questo meccanismo fatto di imposizione di continui nuovi desideri che continuano a catena a essere raggiunti male o troppo superficialmente o a essere immediatamente superati da altri.